febbraio 2021. Ben ritrovati da Angelica Ciccone per una nuova edizione. Partiamo dalla politica. Governo Draghi, sì dei 5 Stelle. Arriva il sì dal Movimento 5 Stelle. Gli iscritti alla piattaforma Rousseau hanno dato il loro assenso con circa il 60% dei voti favorevoli. Se alla notizia da un lato Di Battista, uno degli storici pionieri del Movimento, si fa da parte e lascia il Movimento, dall'altra un futuro collega di governo come Berlusconi dice sì al progetto Green dei grillini con le dovute raccomandazioni. Ariano stop alla movida e agli assembramenti. Il primo cittadino di Ariano Irpino, Enrico Franza, ha firmato l'ordinanza con cui vieta di stazionare o di assembrarsi senza valido motivo all'interno del parcheggio multipiano Calvario. Da qui la decisione del sindaco che mira a salvaguardare la comunità del Tricolle. L'ordinanza resterà in vigore fino alla revoca della stessa e chi dovesse trasgredire andrà incontro a sanzioni che vanno dai 25 ai 500 euro. Attualità Covid-19, la situazione in Irpino e in Campania. Sono 46 nuovi casi positivi rilevati in provincia di Avellino. 3 persone residenti nel comune di Ariano, 2 nel comune capoluogo e di altri 18 comuni irpini. Sono 1.694 i positivi registrati in Campania nelle ultime 24 ore, 1.451 asintomatici, 92 i sintomatici, 1.140 i pazienti dichiarati guariti e 12 i deceduti. Comunità Montana dell'Ufita, importanti riconoscimenti. La Comunità Montana dell'Ufita è stata giudicata tra le più attive ed operative in Campania, grazie all'impegno dell'esecutivo e dei dipendenti. È quanto comunicato allo stesso Presidente Leone dal responsabile di unità di ricerca dell'Università di Salerno, Pierfrancesco Fiore. C'è proprio la Comunità Montana dell'Ufita tra le aree selezionate dal Ministero dell'Ambiente che ha finanziato il progetto Riprovare, Riabitare i Paesi, strategie operative per la valorizzazione e la resilienza delle aree interne nell'ambito del programma nazionale per lo sviluppo sostenibile. Cronaca Salerno-Avellino, dopo lo smottamento riapre al traffico il raccordo autostradale, si circola lungo la carreggiata sud in direzione Salerno. Le forti piogge avevano causato la caduta sul piano viabile di terreno ed alberature dal versante adiacente la carreggiata in direzione a Tripalda, coinvolgendo marginalmente anche la carreggiata sud. Dopo 24 ore di lavoro è stato possibile ripristinare la viabilità lungo la direttrice sud in direzione Salerno. Si sta valutando anche la possibilità dell'istituzione del doppio senso di marcia lungo la carreggiata sud. Gelo e neve in Irpinia dal weekend di San Valentino fino a Carnevale. Weekend di San Valentino all'insegna del maltempo, di un autentico crollo delle temperature, di nevicate fino a quote pianeggianti in Campania. Tra sabato e domenica, infatti, masse d'aria gelida di lontana origine russa faranno capolino al sud Italia, dalla porta dei Balcani, dando il via alla fase culminante della stagione invernale. Giornata di sensibilizzazione all'IS De Gruttola di Ariano Irpino. In vista della giornata mondiale di sensibilizzazione sul cancro infantile il 14 e 15 febbraio, i ragazzi dell'IS De Gruttola di Ariano Irpino hanno voluto partecipare all'evento insieme al gruppo Gli Amici di Gian Michele, per far conoscere quindi meglio le malattie e il tumore infantile. Presente all'evento la mamma di Gian Michele, promotrice dell'evento. Sono stati piantati all'interno dell'istituto alberghiero piante di melograno, simbolo della lotta contro il cancro pediatrico. In ultimo lo sport, Irpinia Centro Medico Atena, scontro diretto su Città di Ariano. Le ragazze di Mister Battistone saranno impegnate domenica 14 febbraio al palazzetto dello sport di Ariano Irpino. L'avversario della 18esima giornata del girone D del campionato di Serie 2 di calcio a 5 femminile sarà la New Cap. Il calcio d'inizio del match è previsto per le ore 17 ed è prevista la diretta sulla pagina Facebook di Città di Ariano. Prima di chiudere vi ricordiamo l'appuntamento di questo pomeriggio con Camera Sport alle ore 15 in diretta sulla nostra pagina Facebook appunto di Città di Ariano. Ospiti in studio di Antonio Guarini saranno il maestro di tennis Carlo Mazzarella e l'allenatore della Vista Ariano HD Gerardo Del Vecchio. Come sempre vi ringrazio dell'attenzione e vi do appuntamento alla prossima edizione.